Memoradio. Voci, storie e pensieri sul lavoro. Buon pomeriggio e ben ritrovati da parte di Emiliano Sbaraglia per il nostro appuntamento di quest'oggi con Memoradio. Un saluto a tutti coloro che ci seguono anche attraverso i social. Ricordo la pagina Facebook e l'account Twitter di Radio Articolo 1. Potete scaricare anche la nostra app sui vostri smartphone, che a Roma potete seguirci in FM sui 103.3. Un saluto a Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Velocemente vi ricordo anche quelli che sono i nostri riferimenti redazionali: il numero di telefono lo 06 400 433 76 e l'indirizzo di posta elettronica redazione@radioarticolo1.it. Un Memoradio che quest'oggi vogliamo dedicare ad un libro dal titolo Il segnale dell'elefante, storia della mancata insurrezione del Partito d'Azione a Roma. L'autore è Francesco Maria Fabrocile, che noi abbiamo raggiunto in collegamento telefonico e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ben trovato ai microfoni di Radio Articolo 1. Grazie e buongiorno a tutti e tutte. Francesco Maria Fabrocile, insegnante, dottore di ricerca in storia contemporanea, pubblicista, ma che per la prima volta si cimenta sulla scrittura di un volume che tratta argomenti per l'appunto di storia contemporanea. Inizierei proprio da qui, ricordandoci innanzitutto l'editore, come nasce il rapporto con l'editore che pubblica questo volume, e poi proprio il desiderio di scrivere sul Partito d'Azione Romano. Queste sono molte domande in un'unica domanda. L'editore è Marlin, è un editore che esiste da 35 anni, ha un catalogo molto specifico dedicato alla storia del Novecento, in particolare italiana. E la attenzione al Partito d'Azione nasce da uno studio che io personalmente ho in corso da molti anni, da una passione anche personale per il pensiero di Carlo Rosselli, di Piero Gobetti, di Emilio Lussu e di tanti altri. Il libro quindi raccoglie un'attività durata alcuni anni e vuole colmare, nascendo anche dall'esperienza del dottorato di ricerca, un buco storiografico, perché la storia del Partito d'Azione romano aveva delle lacune abbastanza vistose e quindi è stato possibile accedere a dei fondi documentari importanti. Cito per tutti quello della ex Federazione Romana del Partito, diventata oggi Circolo di Giustizia e Libertà già dal 47, e c'è inoltre la documentazione custodita all'Archivio Centrale dello Stato proveniente dal grande fondo nazionale Ufficio Qualifiche e Riconoscimenti Partigiani, detto Ricompart, in più anche altri fondi privati, quindi un lavoro molto esteso da questo punto di vista. Ecco, il libro ricostruisce per l'appunto l'origine del Partito d'Azione a Roma, ma come anche il titolo stesso ricorda, la mancata insurrezione, tra l'altro ricordandoci delle figure importanti di quel periodo e della nostra storia in genere. Faccio soltanto due nomi, quello di Emilio Lussu, di Ugo La Malfa. Cosa accadde? Dunque, la storia del Partito d'Azione Romana è una storia per me esaltante, interessante, perché è una storia in cui confluiscono storie a loro volta di tipografi, ferrovieri, di arditi del di ex arditi del popolo, di intellettuali e non solo, e quindi è una storia che vede accanto parti, storie politiche diverse, quindi Giustizia e Libertà, i liberal socialisti, i liberal democratici, i repubblicani e, non ultimi, alcuni anarchici che avevano avuto un percorso politico di crescita sotto l'ala protettiva di Vincenzo Baldazzi, figlio politico di Enrico Malatesta. Quindi una composizione quanto mai eterogenea, molto fertile e ricca dal punto di vista della produzione delle proposte, e però anche molto difficile poi da tenere insieme.
La questione della mancata insurrezione indubbiamente è una questione che colpisce perché la documentazione ritrovata testimonia di una preparazione assidua e fortemente voluta dalle basi all'interno di questa compagine politica che clandestinamente nella primavera del 42 aveva trovato la sua fondazione e la sua formazione, proprio a Roma, nella casa di un GLista, dell'avvocato Comandini. Questa mancata insurrezione si deve a logiche molto complesse, interne al partito, esterne al partito e addirittura diciamo, a complessi rapporti diplomatici internazionali, perché Roma non era una città qualsiasi. La quinta armata americana intendeva entrare in città e avere l'onore e diciamo indiscusso di essere la prima e l'unica ad aver liberato questa città. Naturalmente i risvolti sarebbero stati importantissimi dal punto di vista politico. Ci sono poi ovviamente delle ripercussioni all'interno del partito. La base è colpita dalla mancata insurrezione, è profondamente amareggiata di questo. In realtà poi in modo autonomo dei focolai insurrezionali deflagrano comunque, e tuttavia devo aggiungere che non era certo l'attesa dell'insurrezione, così come non era certo l'episodio iniziale di Porta San Paolo, che descrivono l'attività partigiana del Partito d'Azione e basta, perché dal settembre 43 al giugno 44 è stato un susseguirsi ininterrotto di attività di lotta, di intelligence, di controinformazione, di sabotaggio, un'attività in cui i partigiani hanno speso se stessi. Dato che siamo tra l'altro in un contenitore radiofonico, se vogliamo definirlo in questo modo, spiegherei anche a chi ci segue questo segnale dell'elefante che ha a che fare con il mondo della radio, per l'appunto. Sì, è un segnale strettamente radiofonico, avrebbe dovuto essere un segnale strettamente radiofonico. Nei segnali in codice che collegavano gli alleati e i partigiani che si trovavano al di qua delle linee, in zone occupate, in zone in cui ovviamente rischiavano la vita per il solo fatto di avere una radio, i segnali erano in codice e quindi avevano dei significati convenuti in precedenza, convenuti per altre vie. E quindi elefante avrebbe dovuto essere quel segnale che, sentito dai partigiani romani, avrebbe determinato l'insurrezione, lo scoppio dell'insurrezione. Questo segnale alle orecchie dei partigiani che ascoltano sin dal 2, dal 3 di giugno non arriva. Alcuni dicono di averlo sentito, altri no. Sta di fatto che il Partito d'Azione non capta questo segnale. Ovviamente io ricordo il caso di ricordare che il Partito d'Azione non era il solo partito resistenziale nella città aperta, c'erano anche il Partito Socialista e il Partito Comunista, ma insomma la mia è stata una scelta tematica. Questo segnale non arriva, i primi ad arrivare sono gli alleati in città, fisicamente, con i loro mezzi, con i loro uomini. Ne parlavamo insieme prima della trasmissione, Francesco, c'è un rapporto anche con il mondo sindacale, non so se vuoi leggerci un passaggio in cui proprio il sindacato, la CGIL, viene chiamata in causa. E la storia della presenza in Roma di Giustizia e Libertà, movimento clandestino fondato nel 29, la presenza in Roma negli anni 30 di questo movimento clandestino è ancora tutta da scrivere. Io ne do alcuni cenni perché ovviamente è un filone molto importante di quello che sarà il Partito d'Azione dal 42 e devo dire che i ferrovieri hanno una parte preponderante. E in un opuscolo il nome della CGIL senza la I, perché la denominazione anteguerra era quella, compare firmataria assieme al PSI e a Giustizia e Libertà, appunto, di questo opuscolo clandestino che consigliava di agire all'interno dei sindacati corporativi fascisti, rilevandoli come se fossero trincee nemiche, quindi con delle vere e proprie azioni improvvise, d'assalto all'interno delle assemblee e quindi sabotandoli dall'interno. Non deve stupire il riferimento alle
immagini militari perché molti di questi jihadisti erano ex combattenti della Grande Guerra e combattenti democratici che avevano una saldissima coscienza della libertà e della giustizia sociale. Ricordiamo a chi ci sta seguendo che siamo in collegamento con Francesco Maria Fabrocile, autore del volume Il segnale dell'elefante, storia della mancata insurrezione del Partito d'Azione a Roma. Francesco, un paio di domande ancora prima di salutarci. La prima riguarda il periodo da te trattato anche in qualità di studioso, messo al confronto con la nostra contemporaneità, nel senso. A volte sembra che soprattutto in questi ultimi anni si cerchi di non dimenticare, ma forse rimuovere alcuni passaggi fondamentali della nostra storia, in particolare il biennio 43-45 viene spesso chiamato in causa. Ecco, secondo il tuo punto di vista, come mai, senza invece tentare di capire, per l'appunto anche attraverso l'aiuto degli studiosi, come siano andate le cose? Perché non ricordare, perché non dare spazio alla memoria? Il biennio 43-45 è un biennio fondamentale per la definizione della, come dire, del genoma, no? Della Repubblica Italiana. È un periodo di lotta in cui le identità della nazione, uso il plurale perché erano in lotta, varie identità della nazione, sono appunto ancora tutto in discussione. Quale nazione, quindi quale Stato? Ecco, allora è un biennio fondamentale perché si definiscono i codici genetici di quello che dopo verrà. E quindi studiare quel biennio, studiare la lotta partigiana, significa mettere le mani in un processo formativo in cui le identità sono ancora allo stato liquido. Lo studio di quel periodo, a mio giudizio, è fondamentale per capire l'identità italiana. Non è l'unico periodo in cui è possibile fare questa azione di analisi, ma è indubbiamente l'ultimo, il più vicino temporalmente a noi. E in virtù di questo, la curiosità riguarda anche il tuo ruolo di insegnante, oltre che di pubblicista, quindi divulgatore di alcune tematiche e poi per l'appunto insegnante nelle scuole. Come si riesce a trasferire questa memoria presso le nuove generazioni? Spesso si dice che i nostri giovani non sono più interessati, non hanno voglia di ascoltare, le epoche sono diverse, i tempi sono cambiati, non c'è più bisogno di storia. Qual è la tua esperienza? Che non ci sia più bisogno di storia è una emerita sciocchezza, come è una emerita sciocchezza l'adagio della fine della storia. La storia non finisce fin tanto che c'è umanità che lavora, che pensa, che lotta, che fa la propria vita. E c'è in questo nostro oggi una grandissima destrutturazione politica, non si possiedono più i codici elementari della politica. Chi oggi è giovane, o comunque chi oggi fa scuola, pur non essendo giovane, perché non ha avuto opportunità di studiare in precedenza, avverte questo vuoto. Tornare sui periodi caldi della nostra storia è sempre fondamentale per capire le grandi basi del nostro essere repubblica, del nostro essere italiani. Quindi, è sempre fruttuoso lavorare in questo senso. Ma è vero che gli studenti non sono interessati a questi argomenti? Non è vero che non siano interessati, gli studenti probabilmente sono infastiditi da altri fenomeni che sono la disonestà, la confusione, la comunicazione non chiara. Bene, io ricordo ancora il titolo del volume che vi abbiamo presentato quest'oggi per il nostro appuntamento con Memoradio, Il segnale dell'elefante, storia della mancata insurrezione del Partito d'Azione a Roma. Ne abbiamo parlato con l'autore Francesco Maria Fabrucile, che ringraziamo per essere stato con noi e al quale diamo appuntamento anche per prossime occasioni. Ci sarà modo di tornare insieme su questi temi, Francesco.
Grazie a voi, sarà per me sempre un piacere. Grazie, grazie ancora al nostro ospite di oggi, Francesco Maria Fabrocile, con il quale abbiamo approfondito alcuni temi che tornano naturalmente sulle fasi cruciali dell'epilogo della Seconda Guerra Mondiale, in particolare, lo dicevamo con lo stesso autore, il biennio 43-45, ma soprattutto sul Partito d'Azione Romano. Lo ascoltavamo diverso, ad esempio, da quello di Torino, delle regioni venete, friulane dell'epoca, perché a Roma il Partito d'Azione raccoglie la rete di giustizia e libertà fatta di ex combattenti arditi del popolo, ce lo diceva lo stesso Fabrocile, ma anche di lavoratori, artigiani, ferrovieri, intellettuali, impiegati. Alla vigilia dell'8 settembre si avvicinano per l'appunto anche gli azionisti, quei numerosissimi militari e studenti pronti ad impedire l'entrata in città dei nazisti in una unità collettiva da parte del popolo, e un'unità di azione con le forze armate italiane, che però restarono abbastanza inerti. E dopo la battaglia di Porta San Paolo, la guerriglia quindi procede organizzata per zone. Ma anche da questo punto di vista il Partito d'Azione poi intercetta il piano tedesco di affamare Roma, di deportarne il potenziale produttivo. E quindi dopo la decapitazione, possiamo definirla così, dei quadri organizzativi con le retate di polizia del febbraio-marzo 1944, il partito si organizzerà preparando un piano militare insurrezionale che poi fallì, e di questo parla il libro Il segnale dell'elefante, storia della mancata insurrezione del Partito d'Azione a Roma. Bene, noi così arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi con Memoradio, anche perché tra pochi minuti lasceremo spazio alla diretta dal Pantheon della manifestazione L'Italia sono anch'io, a favore del diritto di cittadinanza, una battaglia che si sta portando avanti nel corso del tempo, nel corso degli anni, che vede anche la CGIL schierata insieme a molte altre organizzazioni che tra pochi minuti si ritroveranno, si sono già ritrovate in realtà nella piazza del Pantheon, e noi a partire dalle ore 15:30 vi proporremo la diretta proprio da lì. Non mancate quindi, perché è fondamentale dare il proprio contributo, anche da un punto di vista della consapevolezza, alla battaglia sull'Italia sono anch'io. Bene, io ringrazio tutti voi che ci avete seguiti. Ringrazio Marianna Lorusso e Ivana Marrone in regia. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è a domani alle ore 17:30 con una puntata di Scaffale Lavoro. Un saluto e l'augurio di un buon proseguimento di pomeriggio e di serata da parte di Emiliano Sbaraglia, che vi ricorda il nostro sito radioarticolo1.it.